puntata numero 17 di Senza Nome, il programma di Radio Big World che si occupa di associazionismo e di terzo settore. Sì, in parte lo facciamo per cercare l'associazione ideale, ossia cercare di prendere da quelle associazioni che incontriamo quel che hanno di buono, e in parte per diffondere il loro lavoro e per diffondere le conoscenze che a livello associativo sono state sviluppate dai soci e dagli associati. E quindi in qualche modo entriamo nelle pieghe del terzo settore, almeno sulla carta, e di pieghe e di carta stasera ne parleremo, mi sa, perché Emiliano, chi è il nostro ospite e l'associazione che rappresenta? Giorgio, stasera qui su Radio Big World abbiamo Andrea Peggion, che è un socio storico dell'associazione Centro Diffusione Origami, associazione di Firenze, che ringraziamo. L'associazione di Firenze che poi è diventata un'associazione nazionale, è nata a Firenze ma si è sviluppata e ora i soci sono in tutta Italia, anzi tantissimi soci da tutte le parti, dalle isole alle Alpi, via. Allora, i nostri radioascoltatori non sono in grado di vedere, la radio spiega, racconta, non mostra come la televisione, ma credeteci, qui davanti a noi c'è una distesa di forme e di colori che sono origami, origami fatti di carta. E la prima cosa che mi viene in mente è: a chi è venuto in mente un giorno di prendere un pezzo di carta e di farne delle forme geometriche, animali e quant'altro? Qui davanti abbiamo addirittura un divano fatto di carta. L'origami nasce perché la carta era un elemento prezioso, era un materiale prezioso, difficile da reperire, difficile da fare, insomma, fatto a mano, per cui tanto era prezioso che non si poteva tagliare la carta, non era bello, si buttava via una parte preziosa, come se si levasse un pezzo di oro da un anello per farlo. E allora veniva modellata, è stata modellata e è diventata la prima, le prime forme di origami, si dice che sono legate ai simboli araldici, alle lettere d'amore delle cortigiane giapponesi, ai simboli religiosi all'inizio del mille, alla fine del mille, del primo millennio, all'inizio del secondo. Ecco, in questa maniera, utilizzando un materiale estremamente prezioso, veniva appunto non tagliato ma utilizzato in tutta la sua potenzialità. E come questi origami sono arrivati in Europa, sono arrivati da noi, si sono diffusi nel mondo? Nel senso, sappiamo che il Giappone era particolarmente chiuso rispetto all'esterno. Pertanto, chi è che ha portato fuori dal Giappone questa arte e come si è diffusa in Europa, in America, ovunque? Si è diffusa in qualche diverso rivolo, all'inizio perché qualche mago è riuscito a carpire i segreti per fare degli oggetti che sorprendevano le persone con poche pieghe e costruivano oggetti tridimensionali. Poi c'è stato tutto un settore educativo con Froebel eccetera, che in qualche modo ha utilizzato questa forma per come un uso educativo delle mani, della manualità, semplice, senza uso di altri oggetti, senza adoperare altri oggetti, senza tagliare, senza niente. E poi piano piano il gioco con le contaminazioni che, ahimè, anche per colpa della guerra, non sarebbe giusto farle per colpa della guerra, ma comunque le contaminazioni che ci sono state tra diverse culture, forse anche un po' chiuse tra di loro, sono arrivate a noi soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè dopo gli anni 45, e si sono diffuse prima nei paesi anglosassoni, portate dagli emigrati giapponesi, e poi in Europa, cioè
dall'Inghilterra anche in Europa. In Italia hanno avuto un particolare successo, in Spagna altrettanto, anche se avevano loro una forma di tradizione con una paperetta che si chiama Paglierita. Poi dagli anni 70-60 sono stati incominciati a tradurre dei libri. Il primo era Origami volume 1, edito da Sansone a suo tempo, di Robert Arbin, e poi ne hanno fatti 4, e poi via via c'è stato sempre un maggiore sviluppo. Negli anni, fine anni 70, inizio anni 80, si è davvero sviluppata in Italia questa forma, e ora è diventata veramente molto grande, per grazia, per fortuna, insomma. Insieme agli origami ci hai portato anche la pubblicazione del Centro Diffusione Origami, che giustamente io non riuscirei a trovare un termine migliore, si chiama quadrato magico, perché la magia mi sembra proprio la caratteristica ideale, sembrano spuntati per magia e venuti fuori per magia, mi sembra impossibile tirare fuori dalla carta tutte queste forme. La magia c'entra, perché la cosa più bella quando si fa origami con i bambini, ma non solo, anche con gli adulti, è carpire la loro sorpresa quando da un foglio bidimensionale come quadrato di regola esce fuori un oggetto tridimensionale, oppure un oggetto che si muove, oppure un qualche cosa che rappresenta con i colori, una forma, e questo lascia sempre senza fiato all'inizio, specialmente questo affascina un po' tutti. Ma anche nella barchetta c'è questa parte qui, ne abbiamo parlato della barchetta, però sarebbe interessante anche parlare della nostra barchetta tradizionale. Ci dici intanto come hai fatto te, Andrea, a diventare un maestro di origami? Qual è stato il tuo primo passo, il battesimo dell'origami? Allora, io facevo l'animatore negli anni 70, l'animazione con i bambini. Io nasco come educatore, questo che è la cosa che mi piace di più in assoluto, e mi venne alla pulce, come pulce nell'orecchio, il fatto che si poteva fare una semplicissima scatolina piegando un foglio, rovesciando un bordo, e disse: bellina questa idea, ma molto carina. Cercai un libro, perché mi veniva spontaneo cercare un libro quando c'è qualcosa da imparare, e appunto fu il primo volume del manuale di origami, insomma, di Origami 1 di Robert Arbin, e rimasi letteralmente folgorato da questa possibilità che dava semplicemente con l'uso delle mani, che sono importantissime, e di un foglio, di un semplice foglio di carta, di regola, ripeto, quadrato, perché dà più possibilità senza uso di forbici, né colla, né niente, ma semplicemente con le nostre mani. Questo a me mi fece proprio partire letteralmente, tant'è che cercai l'associazione che aveva pubblicato questo libro, insomma, aveva collaborato a questo libro, e da lì in pochissimi mesi proprio non facevo altro, cioè me la portavo sempre dietro la carta, inventavo modelli, trovavo sempre l'occasione di poterli fare. Io ho cominciato a insegnare origami neanche un anno dopo, bontà di chi me l'ha permesso di fare, averlo conosciuto in una scuola dell'infanzia. Tra le cose che ci hai portato, Andrea, ci hai portato un articolo di Oggi, una rivista che oggigiorno non esiste più, ma che era diffusissima almeno fino a tutti gli anni 90. In questo articolo, illustrato da una fotografia, ci sei tu giovanissimo con in mano un dinosauro, rigorosamente origami, e con dei giovani volti, tra cui quello di un giapponese. Questa fotografia, questa istantanea, quando ti venne fatta e perché? Mi sembra che fosse dell'82, non vorrei sbagliare, ma allora, perché la data non me la ricordo a memoria, ma magari c'è scritto. Qui c'è gli storici fondatori dell'associazione, cioè Roberto Marassi, il presidente attuale, cioè il presidente onorario attuale e il primo diffusore in assoluto, Giovanni Maltagliati, che è stato il secondo insieme a Roberto a sviluppare questa cosa, poi il caro amico Alessandro Izzo, e poi con me si faceva i quattro moschettieri, che poi in qualche modo hanno portato. Poi da lì è partito davvero tantissime altre persone che si sono aggregate. Con queste quattro persone nacque la rivista che si chiama Quadrato Magico, appunto.
si chiama tutto la Quadrato Magico, che attualmente è al 119esimo numero, solo la rivista, poi ci sono i supplementi, ma ne sta per uscire subito il 120esimo, e comunque quest'anno è il 40esimo anniversario della nascita del Centro Diffusione Origami, di questa nostra associazione grande. Sempre tra i libri che ci hai portato a mostrare, perché noi altri di origami ne sappiamo pochissimo, praticamente zero, manco siamo buoni a fare la barchetta, ci hai portato un libro in giapponese scritto da un giapponese, non è che è Machiavelli tradotto, e addirittura firmato dall'autore, e l'autore niente meno è che il maestro dei maestri di origami. Sì. Ci parli un po' di lui e di come l'hai incontrato? Akira Yoshizawa, il maestro, addirittura fatto diventare maestro dell'origami in Giappone, e tuttora è considerato il più grande artista da questo punto di vista, oltre che anche grande diffusore. Venne invitato a Firenze, lui per bontà sua venne da noi, l'associazione stava nascendo, si stava sviluppando grazie ai buoni uffici delle persone, dell'ambasciata in quel caso lì, venne per 3 giorni, fu una cosa splendida, ma fu anche splendida la relazione che avevamo con lui. Io potrei raccontare degli aneddoti molto divertenti anche di questa persona dolcissima, era già abbastanza anziano. Tipo, raccontacene uno. Tipo, mentre stava insegnando un cane, eravamo un centinaio di persone davanti a lui, e già era difficile perché di solito si deve essere meno, a un certo punto si fermò, stava insegnando, che tutti rimanemmo sorpresi, che gli è successo, cosa sta succedendo. Chiamò la sua traduttrice, la quale, parlando con lui, si spostò e andò in fondo alla sala dove eravamo, e andò dal vicepresidente, l'allora segretario del Centro Diffusione Origami, e gli disse: il maestro ha detto che il cane non è blu, ma marrone. E lei e ritornò via. Povero carissimo amico Giovanni diventò blu, ma insomma fu molto educato, molto carino, ma anche giustamente preciso. Poi, se volete, ve ne racconto anche altre che vanno anche oltre l'origami. Per esempio, mi ricordo quando si portò a Boboli, ora una persona che era già anziana allora, si entrò dalla parte della fortezza, Forte Belvedere, si entrò dal cancello, appena oltrepassato il cancello si vide partire questo uomo anziano di corsa in avanti. Per cui noi, preoccupatissimi, sorpresi, gli è preso la testa, che gli sarà successo, e si vede dietro di corsa a lui. A un certo punto si fermò, raccattò le castagne d'India e, parlando con la traduttrice, ci spiegò perché. Perché come noi c'è la tradizione in Giappone che, tenendole in tasca, allontanano il raffreddore e le malattie polmonari. Qui questa è una cosa, ma ci preoccupò molto, perché quando si vide partire di corsa questa persona anziana, noi che in qualche modo eravamo a proteggerlo, fu molto molto bello. Poi io mi ricordo anche la sua dolcezza, le sue lacrime in un'occasione, che non sto a dire perché magari potrebbe dare una brutta immagine, non sua ma di altre persone. Mi ricordo appunto, ripeto, la sua dolcezza, il fatto che lui aveva sempre con sé un panno umido dentro un sacchettino, perché si doveva inumidire le mani, perché in questa maniera aveva un tocco con la carta molto più delicato e riusciva a dare miglior forma alle cose che piegava, insomma. Ricordo davvero questi episodi e tanti altri di questa dolcissima persona, grande maestro tra l'altro, insomma. Hai evocato un'immagine che mi è piaciuta molto, del maestro che sta, me lo immagino, in cattedra, e 300 persone che si fanno guidare nel piegare un foglio e farci un cane. Ci spieghi meglio quali sono le attività dell'associazione? Cioè, avviene davvero così? C'è un maestro che spiega e degli allievi che alla fine creano tutti la stessa cosa? Esatto, difatti l'origami ha questo grosso vantaggio, che quello che si insegna viene effettivamente riprodotto nella stessa maniera, cosa che non succede con nessun'altra arte o tecnica. Io voglio considerare l'origami un'arte, se me lo permettete, senza offesa per nessuno, ma perché in qualche modo è frutto di invenzione, di manualità e tante cose.
Questa capacità di essere trasmessa è unica. L'uccellino che batte le ali, tanto per usare un modello che si conosce, oppure una casina, eccetera, se io la insegno, viene imparata e fatta nello stesso modo con cui la faccio io. E questa è una cosa straordinaria, secondo me, dell'origami. L'attività dell'associazione, l'associazione che nasce alla fine di fatto, insomma, con un po' di soci alla fine degli anni 70, si muove su diverse strade, come sempre l'origami succede. Quello didattico per i bambini, quello del piacere degli adulti, per cui da adulti, quello della manualità, quello dell'attenzione. La precisione che viene spesso associata all'origami lo è, cioè è importante, ma nemmeno così tanto, perché viene da sé, insomma. E poi c'è questa grande cosa che è la possibilità di riprodurre esattamente quello che viene insegnato così. Poi c'è anche un linguaggio che è anche molto bello, di fatto di disegni, standardizzato, che permette di, senza sapere le lingue, senza sapere niente, seguendo solo i disegni, di riprodurre i modelli. Io qui davanti, e possono testimoniare le persone della radio, che ci sono dei libri giapponesi, anche in giapponese antico, cioè come questo in verticale. Questo voi non lo vedete, ma c'è un giapponese in verticale, che ha le pagine che si sfogliano da sinistra verso destra. Però a me non interessa, non saprò mai il giapponese, ma seguo i disegni. E è diventato un linguaggio internazionale, una specie di esperanto grafico, insomma. Nel libro che Andrea ci sta facendo vedere c'è un origami fatto a forma di pesce, di carpa, che è attaccato a una canna, che sicuramente mi fa tornare in mente i cartoni animati, l'ho visto nei cartoni animati giapponesi della mia infanzia. Ci racconti la storia di questo origami? Allora, esistono due feste importanti per i bambini in Giappone, quella delle bambine, delle femminucce, come si usa noi teneramente dire, e quella dei maschietti. Quella delle femminucce è il 3 di marzo, quella dei maschietti è il 5 di maggio, e hanno un loro percorso. Poi naturalmente nascono per conto proprio, però poi hanno avuto una rappresentazione in origami. Nel caso dei maschietti, che è il 5 maggio, c'è la carpa, che non è quella che, cioè la stessa che è venuta da noi, però è stata importata dall'Oriente. La carpa è simbolo di lunga vita, è simbolo di resistenza, campa tanti anni, vive tanti anni, eccetera, per cui augurare forza e longevità è una cosa molto importante. Nella festa dei maschietti viene esposta la carpa, che è una specie di camera a vento normalmente, ma che si può rappresentare in origami, per l'orgoglio di avere dei bambini, la felicità di avere dei bambini maschi in quella casa. Le donne, le bambine, rappresentano viceversa attraverso l'origami nella loro festa, diciamo, la società, così come era intesa nei secoli scorsi, con la piramide sociale dell'imperatore, dell'imperatrice, delle ancelle, e si scambiano l'una con l'altra le visite a questi specie di scaloni, altari, per usare un termine nostro, in cui ci sono tutte le persone, dal più importante al meno importante, ma che è un modo per scambiarci rapporto. Voglio dire, da un punto di vista anche psicologico, è un modo per far entrare le bambine in rapporto con la società, perché dovranno averne di rapporto, considerando più la casa che l'esterno. C'è anche nella psicologia occidentale, eccetera, ci sono questi aspetti. La rappresentazione in origami è molto bella, ma anche le bambole fatte e tramandate di generazione in generazione sono splendide. La trasposizione in origami è una forma molto bella, anche questa, usando le carte preziose, eccetera. Questi due aspetti, che potrebbero sembrare eccessivamente separati, in realtà poi alla fine si intersecano, la nostra cultura lo permette, mantenendo anche conoscenza dell'identità, senza prescindere dall'identità di genere, no? Però appunto si fa vedere, si conosce e poi ci si integra, ecco, diciamo, ora si può fare questo discorso, in altre società forse un po' meno, come si può dire, contaminato, ecco.
Restiamo in Giappone, un Giappone più moderno di quello dei samurai e dell'epoca Meiji, che poi rivoluzionò il Giappone in senso occidentale, e gli occidentali al Giappone gliel'hanno fatta bella, anzi gliel'hanno fatte due molto belle, cioè gli hanno sganciato due bombe e hanno raso al suolo e ucciso centinaia di migliaia di persone in un colpo solo. Era la guerra, la modernità, e così l'hanno giustificata passandoci sopra. Pur tuttavia in Giappone, e mi auguro nel resto del mondo, l'evento ancora tocca e fa pensare, e ci auguriamo che non si ripeta. E proprio con un origami complicatissimo, in qualche modo si tenta di mantenere viva la memoria di quei tempi, di quegli eventi, di quelle vittime. Ci spieghi un attimino, Andrea, di che cosa si tratta? Allora, c'è una leggenda in Giappone che dice chi piega 1000 gru salva una persona malata. Non è tante gru da un foglio per uno, ma da un foglio solo collegato in vertici, difficile da spiegare in radio in un modo complicato, si costruiscano delle specie di grappoloni di queste gru, della gru che cova, che non batte le ali ma che cova, sta ferma, le ali non si battono. Stando a questa leggenda, fu fatto, però collegato a una storia vera, un racconto, un bellissimo libro, che è quel Gran Sole di Hiroshima, o di Hiroshima, insomma, gli accenti sono abbastanza difficili da dire per noi occidentali, perché non esistono in Giappone, invece noi li mettiamo. Comunque, scusate se ho aperto questa parentesi, la difficoltà di far questo fa sì che, se si riesce, tanto è l'impegno, che la persona malata o quella che si vuole aiutare a salvare si salva. Purtroppo non è successo così in questo caso, però la storia è molto bella, molto commovente, del rapporto tra una bambina e un bambino in un ospedale malati di leucemia, una storia vera, la bambina è Sadako. Non riuscendo il bambino a farcela, lei tenta a farlo per se stessa, di piegare queste 1000 gru, poi anche lei, poverina, soccombe, e c'è un monumento a Hiroshima della bambina Sadako con queste gru, e tutti quelli che vanno a Hiroshima in qualche modo le portano, grappoli si formano perché si possono anche fare un po' di colla, che di solito non sono, e è una cosa estremamente commovente, estremamente bella. Il libro è bello, è scritto fra l'altro da un tedesco che neanche orientale, però delle volte i percorsi di pace si intrecciano, no? Se vogliamo, e questo rimane, questa bella storia vera fa sì che appunto la gru che cova, questo modello, se insomma, allora voi avete detto difficile, ma non è difficilissimo, assolutamente no, è difficile farlo a grappoli, è diventato simbolo di pace, è proprio bello per questo, a parte la sua eleganza, è bello perché è un simbolo di pace. Dappertutto nel mondo si sta diffondendo sempre di più, nelle scuole, il desiderio e la capacità di farlo, questo, insomma, perché è un bel messaggio quello che si viene lanciato. Andrea ci ha detto un paio di volte che le creazioni non erano difficili da fare, erano facili, prima mentre li tirava fuori gli avverbi ne ha spreati diversi, questo si fa facilmente, questo anzi facilissimamente, ha detto anche prima. Vi assicuro che io ogni tanto guardavo Giorgio per capire se era sulla mia stessa sintonia, per me era quasi impossibile realizzarlo. Per cui ci hai detto prima, Andrea, che il tuo primo passo è stata una scatolina da fare ai bambini. Sì, sì. Qual è il tuo capolavoro, diciamo, almeno? Io nel mio piccolo ho inventato qualche origami, perché la passione è anche quella di manipolarla, la carta, non solo di ripetere, che è lo stesso una bellissima esperienza, assolutamente splendida. L'origami si fa, avendo la fortuna di avere un maestro sarebbe ancora meglio, ma anche attraverso libri, con qualunque lingua, senza problemi, anche attraverso i mezzi di oggi, internet, YouTube, eccetera eccetera. Io ho un po' più di difficoltà perché il modo di insegnarlo su YouTube, essendo molto dinamico e non collegato ai tempi personali, fa sì che poi mi perdo dei passaggi, invece sul libro è più legato ai miei tempi. Comunque, siccome esiste un linguaggio internazionale che permette, da dei disegni, di arrivare alla piega, ripeto, in maniera semplice, lo dico semplice perché
si impara, ve lo posso dimostrare, anzi sarebbe bello, peccato dalla radio non si vede, vi posso insegnare un origami semplice da fare qui insieme in pochissimi minuti, ma ho tanta esperienza, la mia esperienza è soprattutto legata all'insegnamento, per cui lo posso dire con cognizione di causa, non perché sono particolarmente bravo, ma per cui ho avuto tantissime soddisfazioni da questo punto di vista. Il mio capolavoro è una farfallina, questa è una, c'ho due cose a cui sono particolarmente affezionato, una farfallina che ha le quattro ali, il corpo e una parte bicolore, e poi un elefantino che mi piace particolarmente, che ha avuto diverse copie, può vantare, ma hanno fatto anche, i miei modelli sono stati anche pubblicati, qualcuno in Giappone, e non so se ho portato un libro con me, ma no, non importa, però non ha importanza, insomma anche molto semplice, un alberino, un uccellino che becca, altre cose, un cuoricino con una gru davanti, insomma tante piccole cose che sono servite nei vari campi in cui si svolge l'origami. Mi è piaciuto muovermi in più parti. La cosa che mi diverte di più è insegnarlo, però questo va tenuto presente. Se qualcuno fosse interessato a fare il primo passo nel mondo degli origami, e magari qualcuno come me che è anche un pochino broccione e che tutte le volte prende in mano un foglio gli viene un orecchio in un angolo, da dove può iniziare? Dacci un consiglio. Con i mezzi, per fortuna, che esistono ora, io non sono di quelli che demonizza i computer, anzi, sono utilissimi in tante maniere e permettono tanta comunicazione. Si trova di tutto e si trova delle cose semplicissime. Si può partire da libri, ma si può partire anche tranquillamente da dei modelli, meglio se sono stampati, perché se sono graficamente fatti, perché se sono filmati si perde il tempo, cioè il tempo diventa quello del filmato e non il nostro. Questo va tenuto presente, perché invece si impara meglio adattando quello che si sta imparando ai nostri tempi, alle nostre velocità. Siccome esiste appunto il ligaggio internazionale, si impara in questa maniera, e c'è delle cose dalle più semplici, ma partendo dalla barchetta di carta, che se io prendo un foglio, ora loro non lo vedete, ma basterebbe... Testimoniamo noi, ecco, che qui davanti a noi, ai nostri occhi, Andrea sta facendo una barchetta a una velocità inaudita, almeno per noi sprecisoni. Allora, la barchetta di carta, che per fortuna tutti sanno fare, che abbiamo fatto tutti quanti, eccetera, è già questo un origami. Non l'origami parte di solito dal quadrato, perché è più versatile, non ha tagli, non ha colla, non ha niente, ha solo l'uso delle mani e degli occhi, che sono bellissimi. Guardare un bambino oppure un adulto quando realizza e poi da una parte bidimensionale esce una tridimensionale, è uno sguardo irraccontabile, meraviglioso secondo me. Lo sto parlando perché così tanto tardo impiego e voi non ve ne accorgete. Insomma, io ho fatto una barchetta testimoniata. Che ho sì, fatto sì. Barchetta. Allora, questa barchetta è già semplicissima e già con questa si può partire. Ma come tutti gli origami, spesso ha tante versatilità. E allora, io a voce cerco di raccontare una storia che è così. La barchetta ve la immaginate, no? Proprio la barchetta classica con la punta, con... La barchetta va in mezzo al mare. Arriva un'onda grande, perché c'è il mare molto mosso, la sto facendo breve per non annoiarvi. La prima ondata più tremenda rompe la punta della... Sto piegando con un cartoncino, per cui ho più difficoltà a romperlo, però ce la faccio, piano piano, ecco. E rompe la punta, pensate alla punta della barchetta classica, questa onda tremenda, e la barca continua ad andare, finché arriva un'altra onda terribile, è difficile da rompersi col cartoncino, ecco, che rompe la prua o la poppa, scegliete voi, a destra o a sinistra della nave, e la barca continua ad andare finché arriva l'ultima ombra, e ora vorrei la testimonianza delle persone che mi stanno davanti, perché in realtà questa barca, che sembra affondare, poi riesce a salvare tutto l'equipaggio. Ma vi domanderete: come fece a salvare l'equipaggio? Perché l'equipaggio e i passeggeri erano nati con
La camicia. E potete testimoniare che questa è una camicia semplicemente con strappando tre elementi, e ci piace moltissimo, si può indossare, per dire da cose si può partire di così semplice, ma anche da una casina. Bambini dell'asilo nido piegano delle casine, fanno delle meravigliosi paesi, tante casine di tante misure, un'altra cosa molto semplice da partire, e via discorrendo. Si arriva a 6-7 anni che è facile trovare dei bambini che ci superano subito, insomma, la loro capacità. C'è anche un modello tradizionale europeo che è la paglierita, la paperetta, diffusa in Spagna ma poi dappertutto, che è dell'Ottocento e che è stato simbolo dell'UNICEF per un certo periodo, perché è proprio una delle primissime cose che si può fare in origami e che è molto, secondo me, è bella proprio per la sua semplicità, con pochissime pieghe, e poi per la sua multiformità, cioè con quella si può poi muovere e fare tante altre cose. Insomma, si può partire con poco e si va avanti fino a cose impossibili, a installazioni tridimensionali che occupano un palazzetto dello sport. Andrea, quando ci siamo sentiti per organizzare l'intervista, quando hai fatto riferimento al fatto che la tua associazione è di Firenze, mi è venuto in mente che effettivamente per un'attività tanto particolare serve la grande città. Basti pensare che qui in tutto il Val d'Arno più di 100.000 persone, più o meno a cazzotto, non c'è un'associazione che si occupa di scacchi. Poi però, parlando con te, si viene a scoprire che non è il centro di diffusione origami un'associazione così, ce n'è a Firenze come ce n'è a Pacchi, a Roma, a Milano o addirittura a Torino. Invece l'associazione è a Firenze, è nata a Firenze, si è sviluppata e continua a crescere per una ragione. Quale? Per la ragione è buffa questa domanda, perché non so dove volete parlare. Comunque la ragione è perché l'origami si può fare in tante maniere, si può anche solo raccontare e soprattutto si può disegnare e imparare anche attraverso disegni. Naturalmente con la persona è più divertente, insomma, farlo con la persona. Ma vi potrei raccontare tanti aneddoti su queste cose, come sono i rivoli che hanno preso. Volete, ve ne racconto uno grosso. Io sono stato in carcere per l'origami, lo dico sempre. Voi direte, ammazza, che ha fatto di male per andare in carcere per l'origami? A insegnare origami a un gruppo di ex terroristi o comunque terroristi dissociati, era l'85. Era nato un bambino tra di loro e dopo, durante il corso, venne fuori il desiderio di fare un bigliettino di origami. Queste persone che facevano un'attività che era considerata un po' femminile, per cui avevano delle difficoltà, fecero un cilindro da cui usciva un coniglio. Io sono ancora emozionato a raccontarlo, perché l'idea di questo bambino che nasce in questa maniera così miracolosa, insomma, da persone, ecco, voglio dire, indipendentemente dalle loro colpe eccetera, fu una cosa splendida. Ma c'è stato origami per Pinocchio, c'è stato origami per le opere di Giuseppe Verdi e tanto altro, se volete posso andare anche avanti, insomma, tante sono le esperienze fatte. La Toscana non sarà il Giappone, però ci hai detto che in Toscana una specie di tradizione per gli origami c'era. Sì, c'è stata negli anni, nel XV-XVI secolo, la tradizione di piegare i tovaglioli con piegati a forma di plissé, di pieghe sovrapposte, che ricoprivano i cibi particolari, i grandi tacchini, le grandi carni, eccetera, eccetera, con la forma degli animali che venivano cotti, che stavano sotto. Questa nasce in Toscana, ci sono dei libri ancora, sono stati ritrovati, che è l'unica parte di piegatura che ha a che fare con l'Occidente, insomma, al di là della bellissima contaminazione che abbiamo avuto con l'Oriente, però c'è questo strano percorso che è arrivato fino a noi, e testi che sono alla Biblioteca Nazionale, testi molto preziosi, dei banchetti medici, eccetera, in cui si venivano raccontate queste pieghe sovrapposte, insomma.
a organetto, si può dire, non so se si può dire così. Cerchiamo di fare anche una radio di servizio, per cui racconti agli ascoltatori di Radio Big World cosa possono fare per mettersi in contatto con l'associazione. Allora, fermo restando che l'origami si impara attraverso i libri, ora anche attraverso altri mezzi, ma il libro è sempre una bella cosa, la carta, siamo sempre sulla carta, non occorre altro che mani e occhi, ma nemmeno occhi, perché una delle mie esperienze più belle è stata aver insegnato a dei bambini ciechi l'origami, e vi assicuro che ancora ricordando, quando me la, ci penso, mi emoziono a dirlo, anche perché uno di questi mi fece una farfalla, inventò una farfalla, e la farfalla era una falena. E per un bambino cieco pensare che la farfalla è una falena mi sembra una metafora straordinaria. Comunque si impara attraverso l'insegnamento, attraverso i libri. I libri, e c'è la carta quadrata che è quella più usata, si può tagliare a chiunque, può tagliare un foglio in forma quadrata, ma averlo già tagliato, averlo con tanti colori è più comodo. Ora la carta si trova anche in molte cartolerie, però insomma, e allora perché non rifarsi a un'associazione che ormai ha 40 anni, quest'anno ha 40 anni, il Centro Diffusione Origami, che si è sempre impegnata con solo con volontariato, perché questa bellissima arte, se mi permettete, o tecnica, ma io direi arte, o, si diffondesse e avesse e fosse diffusa, perché ha valori educativi, è una bella cosa, permette di avere carta senza sciuparla, perché non ne avanza nulla dalla carta che si ha, e qualunque carta va bene, eccetera eccetera, che dal punto di vista educativo qualche cosa ce l'ha. Insomma, esiste questa associazione, è grande, 40 anni di un'associazione alla quale io ho contribuito fin dall'inizio, insomma per me è una grossa soddisfazione, ma è una bella soddisfazione perché l'origami ha nome. In Italia è una delle più grandi, in Italia c'è una delle più grandi associazioni mondiali, riconosciuta, eccetera, si chiama appunto Centro Diffusione Origami, ci si arriva attraverso internet perché è più facile, prima era una casella postale, ma insomma, e da lì ci sono tanti gruppi in tutta Italia che lo insegnano, che insegnano, c'è un convegno annuale, ripeto, quest'anno è il 40°, per cui quest'anno verrà fatto a Tirrenia, di solito viene fatto intorno all'8 dicembre, questo per tradizione, ormai sono 40 anni che viene fatto intorno a quelle date, negli anni passati da altre parti, però ecco, dove ci ritroviamo e in qualche modo lo facciamo. Però mettendosi in contatto con l'associazione poi si trova altri origamisti che hanno voglia, si trova materiale, si trova pubblicazioni, indirizzi, eccetera, esperienza fatta, e ci sa tante possibilità, ecco. Non occorre nemmeno solo andare su YouTube, forse è meglio passare attraverso l'associazione. Detto questo, ringraziamo il nostro ospite Andrea Peggion, che nonostante il cognome venetissimo è toscanissimo, lo ringraziamo per averci raccontato questa esperienza incredibile che si vive a Firenze in quanto associazione, ma si vive comunemente nelle nostre case, basta avere un libro, della carta e tanta voglia di imparare, di fare, serve anche un po' di geometria. Anche di giocare, dillo perché è bello, è un gioco. Scusa, è stato interrotto. Grazie, ci hai portato veramente in un mondo di magia. Secondo me magia è il termine migliore. Ti ringraziamo e ringraziamo tutti gli ascoltatori di Radio Big World che ci seguono nel nostro viaggio. Ringrazio anch'io tutti per l'attenzione. Spero di non essere stato troppo noioso, ma insomma vi ringrazio. È un bel gioco, giocateci.